Se ne va un altro dei punti di riferimento del calcio romano e non solo, una persona che amava la Lazio, che amava l'Italia e che ho avuto modo di conoscere nella sua umanità, ricordandogli per quello che vale, che è stato il mio eroe da ragazzo, perché era il giocatore più suggestivo della Lazio che ho cominciato a tifare da bambino. Beh, sicuramente da laziale è un calciatore che mi ha regalato tantissime emozioni, un uomo di grande stile anche da commentatore, mai una parola fuori posto, sempre elegante come era in campo, era uno spettacolo guardarlo giocare. Io Vincenzo D'Amico, non è semplice raccontare il mio Vincenzo D'Amico, perché lui era uno, come dicevo, che amava scherzare, amava fare scherzi e a me personalmente mi ha combinato tutti i colori, però era talmente bravo, talmente buono, talmente generoso che non ci si poteva volare neanche per un attimo. Mancherà il suo non essere divisivo, perché pur appartenendo sicuramente ad un'area calcistica, io credo che non abbia avuto amici, nemici da nessun'altra parte. Questo, se ci pensiamo, è il merito più grande che possa avere. Ha sempre unito, mai diviso.